Gianni Colacione per Liberi.tv, oggi è 21 aprile 2012, stiamo a una conferenza nazionale sulla legalizzazione della prostituzione a Palazzo Valentini a Roma e siamo in compagnia di Mina Welby nella pausa dei lavori. Abbiamo ascoltato parecchi interventi interessanti e in alcuni di essi si è anche parlato di antiproibizionismo. Mina attiva a portare avanti, sappiamo benissimo, tutte la battaglia di Piero Welby sulla libertà di scegliersi, il diritto di cura, soprattutto sul diritto di cura, e appunto volevamo provare a fare un collegamento tra la libertà, il diritto a prostituirsi e la libertà di cura. Non credi che anche questo sia risolvibile in questo campo, appunto sulla legalizzazione della prostituzione, con una cessazione di tutte le politiche proibizioniste? Un po' è anche questa autodeterminazione del corpo, non credi? Sicuramente, e come tutte le altre cose che ci sono proibite, per esempio anche l'accesso a dire come vogliamo essere curati, cioè alla salute, all'informazione piena anche sulla nostra salute, perché tante volte anche il medico non è molto chiaro con noi. Volte quando abbiamo una diagnosi molto difficile, magari da dirci, il medico dovrebbe già pensare prima come dircelo, e tante volte hanno questa paura psicologica di approcciarsi al paziente. Ecco, questa è una piccola parentesi. Poi le problematiche che sono state messe a fuoco oggi, veramente io di moltissime cose non pensavo nemmeno che fosse possibile. È veramente una politica proibizionista che ha cominciato, ma è da sempre così, perché essere padroni del nostro corpo, anche qui di nuovo viene fatto vedere il nostro corpo che è una cosa brutta, che è una cosa cattiva, specialmente il sesso è una cosa maligna, cattiva, peccaminosa, eccetera. E questo non va soltanto nell'ambito religioso, ma è proprio entrato nell'ambito culturale nostro, in modo particolare qui in Italia, poi forse ancora più acuito. Io adesso ho guardato anche il filmato e anche lì, anche dove c'è una parvenza di legalizzazione, per esempio in Svizzera, dove un ragazzo diceva sì, è legalizzata, ma non è il paradiso. Ecco, quindi ci sono tante pieghe dove si nasconde sempre qualche cosa che ci fa difficile il vivere e l'approcciarci anche al nostro corpo liberamente, liberalmente usarlo per tutto quello che facciamo. Noi lo usiamo per qualsiasi lavoro, per qualsiasi cosa. La donna la usa per mettere al mondo un figlio, mette a prova la propria vita. Ma sulla prostituzione è ancora peggio, perché lì il corpo della donna è esposto veramente al massimo della illegalità, dello sfruttamento a tutto tondo. Ecco, non so come potrebbe essere fatta una legge. A me sembrava tanto semplice. Io, se va fatta legge quei tre articoli che hanno fatto Perduca e Poletti, pensavo, ma adesso anche questo mi spaventerebbe, e certe linee guida non so come uscirebbero fuori se un Parlamento non si mette veramente seduto dietro un tavolo a discutere veramente a fondo questa problematica, ma non soltanto tra di loro, ma proprio con quelli che praticano i sex work. Io credo che sia una cosa che entra nell'ambito sociale, ormai è dentro l'ambito sociale, ma qui da noi, come abbiamo sentito anche
del rappresentante del sindacato Gianni Meuti, che abbiamo intervistato, è stato molto interessante. Ecco, sì, Gianni Meuti, che ha detto veramente delle cose che io veramente a quel punto ho detto: ma guarda, la polizia che è più intelligente dei nostri politici, che pratica l'umanità veramente sul posto. Io lo spero che tutti siano così come lui si è fatto vedere oggi, e che le sex worker che incontrano i poliziotti abbiano anche loro questa esperienza da provare. Lo spero, perché ho letto proprio ieri che in Viale Togliatti, dove mi faccio io, verso il mattatoio, da quella parte giù in fondo al Viale Togliatti, dove io so che ci sono moltissime sex worker lì, sono state proprio prese e identificate, stavano sotto i portoni, anche perché lì c'è più sicurezza. Non so come si troveranno queste ragazze, queste donne, questi uomini. Quindi io non posso dire che ho compassione di loro, però vorrei che la loro situazione migliori, che cambi qualche cosa anche nelle menti degli italiani, perché magari ci sono persone che le sfruttano, che le usano, che le pagano, però dietro poi parlano male di loro, e questa è una cosa che veramente una cosa bruttissima. Lo sfruttamento, diciamo, dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sulla donna, insomma degli esseri umani rispetto agli altri esseri umani, è una cosa che va avanti dalla notte dei tempi. L'importante, io penso, non so se sei d'accordo con me, Mina, che non bisogna confondere due cose che apparentemente possono sembrare uguali, ma che sono molto diverse. Se noi vediamo un contadino che coltiva la propria terra è una cosa, se noi vediamo un condannato ai lavori forzati che sta lavorando la terra, sono magari visivamente la stessa cosa, sono molto diverse. La prostituzione, tanto per... è che deve essere autodeterminazione anzitutto, cioè è un'attività che una donna, un uomo sceglie per sé e vuole esplicare nel miglior modo possibile, anche per soddisfare la parte alla quale dà questa sua possibilità di come si dice, di approccio, sì, approccio fisico. Ecco, l'autodeterminazione, quella che viene calpestata in tutto quello che sono i nostri diritti, a cominciare dal come nascere, la procreazione medicamente assistita, dove non c'è possibilità ancora per l'eterologa, la procreazione eterologa, cioè dove il seme o l'ovulo viene dato in dono, o anche l'embrione viene dato in dono. E poi tutto, anche la legge 194 della protezione della maternità, dove è compresa anche l'aborto. Certo, è una grave decisione, ma quando una donna la deve fare, deve essere rispettata, e sono queste le cose che dove noi donne e uomini dobbiamo avere libertà di scelta fino in fondo, anche se è difficile, e dobbiamo trovare chi ci sta vicini in queste decisioni, che sono difficili e sono spesso anche sconvolgenti per una vita. Peraltro c'è anche l'aspetto, diciamo, criminogeno, che certo tipo di proibizioni in sé racchiudono. Noi sappiamo che l'eutanasia formalmente è vietata, ma sappiamo che negli ospedali spesso il medico pietoso comunque sia, magari a volte anche dietro compenso. Ma è molto spesso, perché ora una cosa, per esempio, le cure palliative sono previste, pare, soltanto per i malati di oncologici, quindi chi c'ha il cancro ha assicurato anche le cure palliative, gli altri no. Perché no?
un malato cardiaco, un malato renale, anche loro possono arrivare in un periodo dove la cura non serve più. Per quale motivo lì non dovrebbero avere l'assistenza anche psicologica, spirituale, tutte quelle assistenze di cure per togliere dolore, disagio, tante volte anche con atti di vomito, eccetera. Loro non avrebbero assicurato queste cure, per esempio negli hospice. Gli hospice sono per gli oncologici e questo sarebbe veramente da cambiare. C'è in qualche hospice, come ho saputo, qualche letto, o un letto almeno, per un malato di SLA. E lo fanno proprio per un periodo dove magari questo malato ha un periodo molto molto difficile, per dare più tregua alla famiglia e per tenerlo più sotto controllo, però è un periodo a termine, però è già qualche cosa. Ecco, le cure palliative io le vedo anche per i malati che per esempio vorrebbero lasciare, vorrebbero staccare il respiratore, vorrebbero terminare la nutrizione artificiale perché non vogliono più vivere in questa situazione. Quando una persona capace di intendere il volere lo dice e lo vuole mentre sta ancora in vita, come è stato Pier Giorgio, io credo che addormentare questa persona è una palliazione per non sentire il dolore del soffocamento, e credo che questo dovrebbe essere assolutamente facile da usare. Molti medici già lo fanno, ma tanti sono restii, e al posto di togliere il respiratore, ma tolgono per esempio la nutrizione artificiale. Quindi questa persona deve rimanere per una settimana, 4 giorni, dipende come sta, deve rimanere ancora in questo stato, sì, viene sedato, però io credo che infliggere questo dolore del morire lento in 4 giorni, in una settimana, anche ai parenti, io credo che questo non è una cosa non solo bella, ma io credo disumana. E per me è disumano, perché la vita se ne va così o se ne va in quell'altra maniera. Se più veloce o meno veloce, io non credo che faccia tanta differenza né per il malato, ma per i parenti sì, perché avrebbero la sensazione, sì, è morto sereno e basta, non ha sentito nulla. Proprio ultimamente è successa una cosa del genere: al malato è stato tolto la nutrizione e l'idratazione artificiale perché appunto gli avrebbe fatto più male che bene, è stato sedato e è morto dopo 4 giorni. Io avrei detto sarebbe stato più umano lasciarlo morire più in fretta, come lui avrebbe voluto, e noi l'abbiamo saputo che l'avrebbe voluto, e anche il medico lo sapeva che sarebbe stata la scelta sua. Però io non capisco perché i medici hanno questa paura di trattenere, cioè di non lasciare andare. Quindi vogliamo comunque sia, tanto per chiarezza, per chi ci ascolta, di tutti i casi in cui la volontà della persona interessata è stata insomma dichiarata e si sa che sia appunto favorevole a questo. Mina, vogliamo per dire due parole della trasposizione teatrale del romanzo di Piero Welby, Ocean Terminal, che in questi giorni comincia? Sì, molto volentieri. Allora, Ocean Terminal, che è l'ultimo libro di Pier Giorgio, che è stato pubblicato postumo dopo la sua morte, perché lui non voleva si pubblicasse prima, andrà in scena in forma di un monologo il 2, 3 e 4 maggio alle 9:15 la sera a Domus Talenti, in via 4 Fontane 113. Ecco, quindi chi avrebbe voglia di vederlo
dovrebbe prenotarsi, magari. Io adesso lo metterò sulla mia pagina Facebook, precisamente con tutte le, con tutti i riferimenti, e dovreste però possibilmente prenotare quando venite. Il prezzo del biglietto sono 16 euro. E 12 per studenti e over 65. Perfetto, no, volevo soltanto aggiungere che questa è una trasposizione teatrale con testi a cura di Francesco Lioce, che abbiamo intervistato, nipote di Pier Giorgio, e che il monologo sarà interpretato da Emanuele Vezzoli. Sì, Emanuele Vezzoli. Io ho visto qualche parte di recitazione e credo che diventerà veramente una cosa di effetto. È molto bello, vedrete anche delle immagini, filmati, eccetera. E chi l'ha trasposto è stato Francesco Lioce, l'ha curato lui, come ha curato anche il libro, perché lui ha conosciuto Pier Giorgio veramente come poeta, come scrittore, e come lui, come Pier Giorgio, voleva fosse rappresentato la sua vita. Lì troverete nella recitazione di Emanuele Vezzoli, sentirete veramente la voce di Welby, quello che chiede, quello che dice, come racconta di se stesso, le brutture della vita, quella vita che gli è dispiaciuta di averla vissuta, la vita della droga, la vita però poi bella dell'amore, delle ragazze che lui conosceva. Il sesso è una cosa piacevole e bella, dall'altra parte anche combattuta e anche veramente messa veramente a fuoco, in maniera che tutti trovano qualche cosa per sé. C'è il Welby poi, dove racconta di sé quando era bambino, il suo affetto grande per il papà e per la mamma, ma specialmente quello per il papà, e poi naturalmente trasparirà anche qualche cosa sulla sua malattia, molto ironico, e io credo che ognuno troverà qualche bella pagina vista, e avrà forse poi anche voglia di comprare il libro se non l'ha già letto, o rileggere qualche pagina. Bene, allora a tutti quanti appuntamento a Domus Talenti qui a Roma per Ocean Terminal con Emanuele Vezzoli, che interpreta appunto Piero Welby. Ringraziamo Mina Welby, le diamo appuntamento ovviamente per questa e tutte le altre interviste su Liberi.tv, dove potrà vedere appunto queste immagini. Grazie ancora, Mina. Grazie Gianni, saluto tutti.